Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia. Si parla tanto di benessere nei confronti dei nostri amici a quattro zampe, ma si parla tanto anche di quali prodotti utilizzare, soprattutto naturali. Ce lo spiega Cristiana. Cristiana, che cosa dobbiamo utilizzare per il benessere dei nostri amici a quattro zampe in modo naturale? Ciao Marco, sì, il benessere degli animali, dei nostri cani come dei nostri gatti è molto importante e una cosa che può essere a sostegno di questo è appunto la naturopatia. Con naturopatia presentiamo un percorso che lavora a 360 gradi sull'animale, sia la parte fisica che mentale e emotiva, soprattutto quella emotiva. Nella naturopatia abbiamo diverse branche, diverse materie anche di studio che possono essere la floriterapia, la fitoterapia, la medicina tradizionale cinese, fino ad arrivare alla ayurvedica, passando per la cristalloterapia. Il mio discorso di oggi è solo a fine illustrativo, perché chi va a utilizzare questi prodotti, sì, naturali, devono essere supportati da esperti, da persone qualificate. Mai fare il fai da te quando si parla della naturopatia. La naturopatia può essere utilizzata come supporto e sostegno anche a una terapia farmacologica, sia in umana che sui nostri amici a quattro zampe. Qui potete vedere quello che sono i fiori di Bach, siamo nell'ambito della floriterapia, che viene utilizzata appoggiandosi comunque, ripeto, a degli esperti, anche e soprattutto a chi vi può preparare quello che è il bouquet o cocktail floreale, perché ognuno di questi boccetti contengono degli estratti di piante e di fiori che hanno un apporto particolare a livello energetico. Si usano tantissimo sugli animali i fiori, che possono essere i fiori di Bach, i fiori australiani, i fiori californiani, che sono i più conosciuti, ma ne abbiamo tantissimi altri. Il cocktail floreale viene preparato osservando nel minimo dettaglio l'animale che noi abbiamo di fronte, per capire qual è il miglior fiore da dargli, da somministrargli. La somministrazione sugli animali può essere fatta tramite boccette spray, piuttosto che messi direttamente in bocca, piuttosto che nella ciotola dell'acqua. E qui sarà il vostro naturopata o il vostro floriterapista a darvi i dosaggi, le quantità e le quante volte al giorno e per quanto tempo andare a prendere i fiori. Altro grandissimo tema della naturopatia che io amo in modo particolare sono gli oli essenziali e rientriamo nell'ambito dell'aromaterapia. Attenzione che naturale non vuol dire sicuro, perché è noto che gli oli essenziali, essendo estratti da tantissime piante e tantissimi fiori, possono avere anche un certo livello di tossicità. Quindi anche qui fatevi spiegare sempre molto bene come andare ad utilizzarli. Quando andiamo ad utilizzare l'aromaterapia? Quando abbiamo problemi legati all'emotività, all'ansia da separazione, a delle piccole fobie, delle paure, dei disagi anche ambientali nell'affrontare l'altro, nell'affrontare il mondo. Vengono utilizzati spessissimo per la calma, appunto per l'ansia da separazione. Gli oli essenziali vengono usati tanto anche come repellenti sui cani e sui cavalli, proprio per il loro alto potere repellente. Anche qui ci sono delle formulazioni costruite apposta per quell'animale. Non vanno mai dati
puri, ma vanno sempre veicolati, sempre diluiti. Si possono fare anche delle creme, si possono appunto creare degli spray, soprattutto se parliamo dei repellenti. Con la naturopatia, l'aromaterapia, la floreterapia andiamo davvero a sostenere quello che è il nostro animale per aiutarlo ad affrontare determinate situazioni o proteggerlo o aiutare la guarigione dello stesso. Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare.
In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli. Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a Zampe in Acqua. Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale. Con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa, i gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva.
In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli. Arrivo la nuova app Italia Dirtu, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Arrivati qui a Milano, siamo quasi in centro di Milano, Isa. Oh, finalmente un altro locale che accetta i nostri amici a quattro zampe e un parrucchiere, insomma. E vedo che qua ci sono dei bellissimi pelosetti. Isa, questa passione per gli animali, e come mai hai deciso che loro possono entrare? Allora, diciamo che fin da piccola io ho sempre amato gli animali. Abbiamo sempre tenuto il cane in negozio e come tuttora teniamo il cane in negozio, e quindi ovviamente tutti i cani meravigliosi e bravi, ovviamente, che passano di qui, se vogliono entrare con i propri padroni, entrano. E ciao! Vieni qui. Thunder. Io sono Claudia, lui è Thunder. E noi ci attraversiamo tutta la città per venire qua dalla Isa, soprattutto dalla Bella, perché oltre ad essere una parrucchiera bravissima, qui porto Thunder, e non è che lo porto per stare sempre con me, lo porto per stare con la Bella. Hai educati, alla fine sono educati perché? Perché sono educati sia i cani, ma sono educati anche i padroni, anche i clienti, perché i clienti sanno che quando vengono qui dentro si possono trovare un pelosetto. Ho visto prima che una tua cliente gli ha dato il croccantino, insomma, li ha proprio educati. Certo, sì, assolutamente. Anzi, tante clienti, come una signora qui presente, e viene esclusivamente per lei, passa tutti i giorni, viene a trovarci, biscottino, coccolina, proprio un po' di pet therapy. Esatto. Che serve a tutti. Esatto, una sorta di pet therapy. E poi un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente, entrando dentro respiri energia, respiri solarità, respiri proprio, ti viene da sorridere. E io penso che tutti quanti dovremmo avere la possibilità di far entrare e poi anche lavorare con il nostro amico a quattro zampe, perché proprio ti dà una sorta di energia, solarità, felicità, ti svegli la mattina e hai il desiderio proprio di dire oh, ciao, che andiamo. Certo, assolutamente, sì. Cosa offrite? Al di là dei nostri amici a quattro zampe, ovviamente qualche biscottino, kit di benvenuto, la ciotolina dell'acqua, ho già visto, quindi l'abbiamo messa alla prova ed è precisa, ma cosa offrite proprio per i clienti? Beh, noi offriamo qualsiasi tipo di servizio che il cliente desidera, di capelli, di coccola, di qualsiasi genere. Taglio e piega? Taglio, piega, colore,
trattamenti particolari per il cuoio capelluto, che è molto importante oggi con lo stress che c'è in giro. È molto importante anche fare una coccola al cliente per farlo rilassare. Rigorosamente prodotti naturali. Assolutamente. Questo è poco ma sicuro. Bio, naturali, ci piace comunque trattare il capello nel modo corretto, senza troppi prodotti chimici. E niente, basta questo. Guarda, poi un'altra cosa che mi ha colpito è che sentite che silenzio. Al di là della musica, il phon, ma sentite abbaiare? No. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante. Vuol dire che i cani sono educati e sono stanno bene. Ciao, io sono Jessica e lui è Sweetie. Noi veniamo di qua da un paio d'anni perché per noi è importante stare quasi sempre insieme. E siccome la Isa ci fa portare tutti i cagnolini che vogliamo, siamo molto contenti di venire qua. Mi chiamo Anna Maria, io vengo qui tutti i giorni specialmente per vedere Bella, perché è un amore della mia nipotina, e poi anche perché con loro mi trovo molto bene, devo dire la verità, sono veramente brave, simpatiche e quindi sono delle amiche. Noi cosa facciamo dell'Italia di Artù? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare fuori in vetrina, inseriti nella app Italia di Artù, che è scaricabilissima. Potete entrare, cliccare sul QR code, c'è un pet info point che ti viene consegnato, dove tutti quanti possono tranquillamente avvicinare il telefono, entrare nell'applicazione, andare a trovare con la geolocalizzazione, venite a trovare Isa che vi porterà comunque tanto sorriso, tante coccole, tante carezze e tanti slurp 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 dai vostri pelosetti. Quindi meritatissimo, questo è tuo bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare e andiamo avanti, perché di strutture ce ne sono sempre tanti, di professionisti ce ne sono tanti e hanno tutti bisogno e il dovere di farsi conoscere. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua. L'Italia di Artù, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia di Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia di Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il pet info point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore. Opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali.
Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia di Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia. In arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.